Con il ritorno delle piogge torna la paura a Torre del Greco. Il maltempo che si è abbattuto ieri sera sulla città ha riportato all'attenzione dell'opinione pubblica problematiche ataviche e mai risolte. Come di consueto, strade allagate, tombini saltati e auto trascinate dalla furia dell'acqua. Situazione critica in via 20 settembre, dove le immagini e i video postati dai cittadini sui social parlano da soli. Lungo l'arteria che da piazza Luigi Palomba conduce nella zona di San Giuseppe alle Paludi, la forza dell'acqua ha trascinato un'auto parcheggiata in strada, vettura poi recuperata solo al termine dell'ondata di maltempo e dopo che è stato identificato il proprietario. Necessario l'intervento dei vigili del fuoco, coadiuvati dagli agenti di polizia municipale, dai tecnici in reperibilità del comune, dai volontari della protezione civile, per far fronte alle diverse problematiche verificatesi. Si è trattato di una vera e propria bomba d'acqua. Tanta paura, ma per fortuna non ci sono stati feriti. Disagi anche nella zona di Cappella Bianchini, dove un uomo è rimasto intrappolato nella sua auto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, accompagnati dall'ex assessore Giuseppe Speranza, gli agenti di polizia municipale e gli operai della ditta di manutenzione comunale. Transennati alcuni tombini senza coperchio.